A luglio la Lega Pro vivrà la fase più intensa e conclusiva di un campionato che, almeno nella parte relativa alla regular season, quasi certamente può dirsi concluso qui. Perché l'8 giugno il Consiglio federale dovrà prendere in carico e approvare la proposta confermata dal direttivo della Lega di terza serie, che ha ribadito la necessità, per riprendere, di farlo solamente con l'appendice playoff e playout, promuovendo le prime dei tre raggruppamenti, Monza, Vicenza e Regina, mandando giù in Serie D le ultime. Nel girone C invece sarebbero già definite le tre condannate a tornare nei dilettanti. La regola dei distacchi manderebbe all'inferno calcistico il Rieti, il Rende e il Bisceglie. La vera notizia sarà l'adesione spontanea e volontaria agli spareggi che assicurano un quarto posto in Serie B. Normalmente sarebbero 28 le formazioni pronte a dare battaglia in un mese, le 27 dal secondo al decimo posto di ogni raggruppamento più la vincitrice della Coppa Italia. E la finale tra Juventus Under 23 e Ternana dovrebbe essere il primo atto della ripartenza il prossimo 28 giugno. A guardare con interesse la gara vibonese, Pistoiese e Como, le prime escluse dal lotto playoff ma ripescabili grazie al posto eventualmente liberato dalla vincitrice della competizione nazionale purché sia quella del proprio girone. Questo cambierebbe qualcosa anche per il Teramo, vediamo in che senso. Se la Ternana vince la Coppa Italia va direttamente al primo turno dei playoff e fa scattare lo slot dell'undicesima del girone C, la Vibonese entrerebbe dunque negli spareggi affrontando il Catania, mentre al Teramo toccherebbe lo scontro in casa contro la Virtus Francavilla, proprio l'ultima squadra affrontata dal Diavolo prima dello stop a torneo, causa avvio dell'emergenza. Se invece dovesse essere la Juventus Under 23 ad alzare il trofeo, tutto rimarrebbe com'è nel girone C, col Teramo che avrebbe un impegno decisamente più complicato al Ceravolo contro il Catanzaro, match secco con due risultati su tre a favore dei calabresi che invece aprirono il torneo dei biancorossi ad agosto. Tutto questo andrebbe fatto rispettando i protocolli imposti per evitare contagi e con la possibilità per il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina di attuare anche in corso d'opera quel passaggio dal piano B, playoff, a soluzioni diverse in caso qualcosa non andasse nel verso giusto. Dunque per il Diavolo adesso è tempo di ricominciare a sudare perché tra poco più di un mese parte la lunga volata degli spareggi, serviranno 5 settimane più o meno con impegni molto contingentati e bisogna riprendere feeling assoluto con il rettangolo verde e i ritmi di gioco. Nulla da fare, ma non è affatto una sorpresa per la modifica dei format dei campionati, per quest'anno non se ne fa nulla, ma è possibile iniziare a mettere le basi per la stagione 2021-2022, che vedrebbe in ogni caso già mai una Serie B a 40 squadre, proposta che i club della cadetteria non accetterebbero mai, per non veder dimezzato il contributo della legge Melandri che assegna gli importi dei diritti televisivi. La soluzione è quella che Gravina sostiene da tempo, ovvero una Serie A 20 squadre, una B a 20 squadre, una C d'elite con lo stesso numero di formazioni, una categoria semiprofessionistica e infine il mondo dei dilettanti.